acqua e produzione animale, quando il consumo è necessario. Quanta acqua occorre per produrre un chilogrammo di carne nei nostri allevamenti? Come vedremo grazie alla testimonianza del prof. Igino Andrighetto, docente dell'Università di Padova, il nostro paese è uno tra quelli che consuma meno acqua rispetto alla media mondiale. E non si tratta di spreco, ma di uso e consumo, come vedremo grazie alle parole dell'esperto. Quali i prossimi obiettivi, quindi, dell'allevamento intensivo? È possibile un allineamento con gli altri paesi europei e non sul fronte dell'utilizzo dell'acqua? Ascoltiamo il prof. Andrighetto. Allora, come viene conteggiato la quantità di acqua che viene utilizzata? E io non userò il termine consumata, perché in realtà di consumo di acqua ce n'è poco di consumo. Il consumo inteso come qualcosa che viene consumato, poi sprecato, non più utilizzabile. I termini che vengono maggiormente usati sono acqua usata o acqua prestata. Queste sono le terminologie. Come vengono fatti questi bilanci? Tutto parte da un bilancio che ha fatto l'Università di Wageningen, una grande università olandese, molto bravi, persone veramente eccezionali, che hanno determinato, tra le altre cose, anche quanta acqua viene utilizzata per sintetizzare, per produrre un chilo di carne. Questo vengono oltre 15.000 litri, 15.400, una cosa di questo genere, e subito questo ha scatenato nell'immaginario collettivo che dentro quel chilo di carne ci siano 15.000 litri di acqua consumati. Beh, allora mi viene da dire, ma sapete quanto serve per produrre un chilo di noci? 9.000. Un chilo di caffè? 18.000, per dare un po' l'idea di... Ma dov'è allora qui... L'equivoco. L'equivoco è che questi bilanci vengono fatti considerando tutta l'acqua che viene utilizzata per produrre i foraggi, per allevare, quindi abbeverare il bestiame, e tutta quell'acqua che viene poi utilizzata per le fasi di pulizia, la fase, diciamo così, di diluizione di quelle che sono le deiezioni o i macelli o le varie fasi, diciamo così, della produzione della carne. Quindi l'acqua viene suddivisa in tre grandi categorie: l'acqua verde, l'acqua blu e l'acqua grigia. L'acqua verde è l'acqua piovana. Questa acqua piovana sicuramente cade, e questo è indipendentemente dall'uomo, è un dono della natura, la quale questa acqua cade, fa crescere l'erba, fa crescere gli alimenti, fa crescere tutto quello che serve che noi... Vediamo che tutto ciò che ci è attorno, quindi l'erba, ma anche gli alberi, ma anche i fiori, ma anche... Quest'acqua viene in qualche modo, così diciamo, persa in che senso? Cioè non è direttamente utilizzabile, perché o viene persa attraverso l'evaporazione dal terreno o attraverso la traspirazione delle piante. Ma non vuol dire persa, vuol dire che va da qualche altra parte, perché poi sale in cielo, si formano le nuvole poi vanno a piovere, vanno a far pioggia da un'altra parte, oppure ritornano nello stesso luogo, ritornano dopo qualche tempo. Beh, questa incide per più del 90% di questo costo di acqua. In questo senso, se dovessi parlare in termini di ecologia, gli allevamenti fatti al pascolo sono quelli che usano l'erba, sono allevamenti che hanno zero impatto, perché usano solo una risorsa naturale che non è assolutamente, è una derivazione, mi viene da dire, da quello che è la produzione. Quello che invece è più interessante è cosiddetta l'acqua blu. L'acqua blu che cos'è? È quell'acqua che viene prelevata da bacini, da fiumi, da torrenti, per irrigare. Questa sicuramente è una utilizzazione che viene fatta specificatamente per l'agricoltura. Questa viene persa? No, non viene persa, perché questa è come, in qualche modo, come l'acqua piovana, va nel terreno, irriga, fa crescere le piante, anche questa in parte evapora, anche questa in parte viene traspirata dalle piante e quindi torna in cielo. Torna in cielo, poi si formano le nuvole, il solito ciclo dell'acqua classico. Quindi non è che vengono concentrati, quando uno ha questa idea, che vengono concentrati questi litri di acqua tutti in quella bistecca. Fa parte del
del ciclo dell'acqua. Poi c'è l'acqua, come dicevo, l'acqua grigia, che è quella che serve per diluire, per rendere di nuovo l'acqua che viene utilizzata come deiezione, come pulizia, eccetera, eccetera, portarla ai livelli qualitativi ideali, standard, e quella è l'acqua grigia. Allora, se io mi devo concentrare su questi due semmai tipi di acqua, l'acqua blu e l'acqua, e l'acqua grigia. Da un semplice calcolo, fatto proprio sui dati che riporta l'Università di Wageningen, produrre un grammo di proteina vegetale da legumi e produrre un grammo di carne da animali quasi quasi si equivalgono. Siamo a 4-5 litri per un grammo di proteina vegetale, siamo a 5-6 litri per un grammo di proteina animale. Ecco che quindi i termini sono diversi e bisogna in qualche modo considerarli, cioè analizzarli nel suo insieme, altrimenti ti porti ad avere delle visioni distorte e che possono portare a dei risultati diversi da quelli che sono gli obiettivi. Mi spiego meglio. In questo momento il sistema italiano, carne, ha una efficienza sull'impronta idrica del 25% inferiore a quella media mondiale. Se a livello mondiale ci vogliono 15.000 litri di acqua, in Italia ce ne vogliono 11.500, grosso modo. Perché? Perché noi abbiamo un sistema intensivo, dove da quel poco che utilizziamo cerchiamo di massimizzare l'efficienza. E quindi per chilo di carne che noi produciamo abbiamo meno bisogno di acqua. Ma è corretto questo ragionamento? Penso che forse qualche analisi diversa andrebbe fatta. È un normale ciclo che avviene in natura. Allora, sicuramente l'agricoltura nel suo insieme utilizza il 70% dell'acqua complessiva, diciamo, che è presente, acqua piovana, acqua blu e acqua grigia, ma gran parte di questa è acqua piovana. Quindi cosa facciamo? Non la usiamo più? Lasciamola andare? Non ha senso. Certo, un grosso problema è che quando noi importiamo derrate alimentari da paesi che usano molta o hanno poca magari acqua blu, vedi Africa, eccetera, e li importiamo nei nostri paesi. Questo potrebbe essere un problema. Cioè noi andiamo a utilizzare, sfruttare, passatemi il termine, l'acqua di paesi che magari ne hanno poveri, che ne sono poveri, e li portiamo nelle nostre realtà. Certamente va pensato secondo quali logiche. Primo, l'acqua piovana, come sta succedendo adesso a noi, non viene gestita in maniera corretta. L'acqua piovana, come siamo ormai negli ultimi anni caratterizzati, come sono stati caratterizzati. Acqua violenta, acqua che viene giù in poco tempo, le cosiddette famose bombe d'acqua, le quali partono, vanno verso il mare. Fanno danni, inondazioni, fanno danni. Quindi abbiamo masse enormi di acqua che piove, concentrate in poco spazio, però che vanno verso il mare e non è più utilizzabile. Ma questo non è colpa dell'agricoltura, forse è colpa anche di un certo sviluppo che abbiamo avuto noi. Mi viene sempre in mente un viaggio prima della pandemia, in qualche soggiorno fatto in Liguria, dove lì sicuramente il fatto che abbiano costruito case, sempre su queste pendici, strade, è chiaro che questi hanno perso una capacità di assorbimento. L'acqua quando cade su una strada prende una velocità, va verso il mare. È tutta acqua persa questa, per quanto riguarda l'economia di quell'area, che non dobbiamo perdere, non è persa l'acqua che va al mare, perché l'acqua che va al mare poi evapora, torna sulle nubi, eccetera. Ma per quella realtà, per quelle determinati territori e acqua persa, oppure ritornerà dopo un certo tempo magari in situazioni diverse in condizioni diverse, per cui per esempio quello di una logica di creare dei bacini invasi nelle zone pedemontane e montane diventa fondamentale, quali magari avrebbero anche una certa logica di sfrutto di sfruttamento di energia. Però chi è che vuole quale
territorio, quale comune accetterebbe di, tranquillamente di avere un bacino, un invaso idrico nei loro territori? Allora manca un po' questa logica di una visione sistemica del problema. Sicuramente l'agricoltura si sta muovendo, alla ricerca di sistemi di irrigazione che contengono l'uso dell'acqua blu. Ma e quindi cioè irrigazioni non più a pioggia, ma irrigazioni goccia a goccia, come lo fanno gli israeliani, che hanno insegnato molto in questo senso. Quindi si sta andando verso questa razionalizzazione dell'acqua. Ma in questo momento, nelle nostre realtà, non c'è una competizione dell'uso dell'acqua blu. Io non ho mai visto che da noi, perlomeno, una competizione fra l'uso urbano e uso agricolo dell'acqua blu. Cioè cosa vuol dire? Nel momento in cui sono povero di acqua blu devo ridurre l'uso dell'agricoltura per permettere un normale uso urbano. Benissimo, uso urbano, quanto ne perdiamo con gli acquedotti? Una stima mi dice 40%. Cioè gli acquedotti nostri perdono il 40%. Quanta educazione abbiamo poi nell'uso dell'acqua noi? Quindi sì, sicuramente l'agricoltura deve pensare come deve razionalizzare l'uso dell'acqua blu, ma anche gli altri settori lo devono pensare. Non può solo essere tutto rimesso addosso all'agricoltura. Perché questo? Perché diventa un falso problema. E lo spiego, e soprattutto non ti permette di arrivare a quelli che sono gli obiettivi veri da perseguire, risparmiare l'acqua. Faccio un altro esempio, mi sposto. In questo momento, nel bilancio complessivo di gas emessi in atmosfera, dati dalla FAO, dati da enti in qualche modo che sono al di fuori di quello che è in qualche modo un certo interesse, magari il mio personale potrebbe essere, ecco, è quello di dire che i gas emessi in atmosfera rappresentano l'agricoltura, l'allevamento del bestiame, comprese le produzioni di alimenti, incidono per il 14%. Eppure in questo momento il grande sul banco degli imputati, il più grande imputato è la zootecnia. Ma se io faccio un esempio, dopo il lockdown, dopo questi famosi lockdown, ma la pianura padana, la qualità dell'acqua, com'è migliorata dopo il lockdown? È migliorata moltissimo, mi dicono. Ma scusate, ma gli allevamenti ci sono sempre stati, il riscaldamento c'è sempre stato, non credo che siamo stati al freddo per il lockdown. Ed è migliorata l'aria nella pianura padana, a causa di che? Penso principalmente perché non si sono più mosse tante macchine, o si è ridotta l'industria. Quindi solo pensare che uno degli elementi fondamentali che mi condizionano la qualità dell'aria nella pianura padana è il movimento delle macchine, perché non abbiamo il coraggio di dire fermiamoci con le macchine, cominciamo a girare con le biciclette, facciamo piste ciclabili? Questo, ma non per dire perché io sia un ecologista, ma perché questo è il problema, non sono gli allevamenti il problema, o anche gli allevamenti sono una componente del problema, ma non sicuramente la più importante. E quindi qui diventa, in qualche modo, io lo chiamo un falso problema. Assolutamente, bisogna andare in quella direzione, però partendo da un concetto che sta mutando il clima. Il clima da zone temperate con una distribuzione abbastanza una buona distribuzione nel corso dell'anno dell'acqua, sta diventando periodico. Io parlo soprattutto delle nostre realtà. Sta diventando periodica. Ma non è diminuita la quantità di acqua che cade, e si è concentrata. Perché prima di tutto va impostato un problema di sistema dell'acqua. Quindi, come dicevo, non bisogna farla andare tutta improvvisamente al mare. E questo è fondamentale. Questo avrebbe una lunga storia, perché io ho parlato della Liguria, ma anche le nostre montagne non sono più grandi trattenitrici di acqua. Perché? Perché sono spariti i pascoli, perché sono sparite tutte quelle forme che trattengono
l'acqua. Faccio solo l'esempio, un pascolo ben curato, ben pascolato, presenta una cotica spessa, un tappeto erboso, mi passi il termine all'inglese, dove l'acqua quando cade rimane lì. Un pascolo abbandonato, che non viene più gestito, si formano cespugli. L'acqua, e quindi l'acqua corre tra questi cespugli e arriva improvvisamente a valle, e quindi fa questa inondazione. Quindi è un sistema che bisogna ripristinare tornando a vecchi equilibri, ma non perché siano vecchi equilibri, perché li abbiamo voluti noi, ci hanno dato da vivere in passato e adesso li riteniamo molto gradevoli, molto riposanti. Ma non si può pensare che questi assetti, questi equilibri li mantengano persone così gratis. Bisogna in qualche modo quindi una politica di sostegno e di difesa dell'ambiente partendo dalla montagna, perché è là che poi cominciano i grandi flussi di acqua che vengono verso in poco tempo. Io ricordo qualche anno fa, forse qualche decennio, famoso problema è successo ad Alessandria, di una diga che improvvisamente ha dovuto scaricare l'acqua, e questo ha creato delle inondazioni che non erano state annunciate, creando dei problemi. Lì probabilmente, da quello che si è capito, erano saltati i modelli matematici. Nel senso che dicevano, cade tanta acqua, devo cominciare a svuotare la diga fra 3 giorni. E invece improvvisamente nel giro di poche ore la diga si era riempita. E quindi hanno dovuto svuotare di fretta, piuttosto che cedesse la diga, hanno dovuto svuotare. E quindi queste sono le logiche che la gente non sa. Ma è tutta una situazione che porta, una riflessione che la gente non piace, la gente sono problemi in più, la gente non ha quella percezione, quella volontà di farsi carico di problemi un po' più complessi. È questo che io sono un po' preoccupato, perché in questo momento diamo addosso all'agricoltura, diamo addosso alla zootecnia, che va anche bene, ma non è risolvere il problema, forse è crearne altri problemi. E quei modelli che sono impostati di valutazione vai a favorire, se fai un'analisi corretta, proprio quei modelli che sono quelli che tu non vuoi. È un controsenso. Sicuramente. Allora, proprio in questo momento l'Europa, noi ci stiamo muovendo assieme a diversi centri di ricerca europei per cercare proprio su una logica favorire, ridurre l'uso dell'acqua blu e mantenere comunque l'uso normale dell'acqua verde, dell'acqua piovana. Prima mi veniva da pensare, sì, noi siamo sicuramente risparmiosi rispetto all'Olanda, però l'Olanda gran parte del suo allevamento lo basa sull'acqua piovana, sull'acqua che hanno queste famose, chiamiamole così, paludi, sistemi di canalizzazione. Loro non hanno problemi di avere dell'acqua di irrigazione, l'acqua ce l'hanno spontaneamente, la pescano dal terreno sotto, per cui sicuramente è una zootecnia meno efficiente per quanto riguarda l'uso dell'acqua rispetto all'italiana, ma usa quasi prevalentemente dell'acqua piovana. Quindi fra le due quale scelgo? Io sceglierei quella olandese, onestamente, perché non usa acqua blu. Quindi l'orientamento dell'agricoltura, ma anche e soprattutto della zootecnia, è quello di andare a ridurre il consumo di acqua blu, cioè quella d'acqua di irrigazione, quindi privilegiare quelle colture, quegli alimenti che avvengono con le colture autunno-vernine, cioè quelle colture che non hanno bisogno di irrigazione, quindi frumento, orzo, colture erbacee, e di ridurre il mais. Questo è già il mais, abbiamo tutta una serie di ricerche, ma anche di attività pratiche, dove c'è l'irrigazione goccia a goccia praticamente, israeliana. Però ancora di più si vuole favorire quelle colture che non hanno bisogno di acqua blu. Questo, torno a dire, anche se c'è in questo momento, non c'è una netta competizione con l'urbano. E se si va in competizione con l'urbano, sicuramente la prima che chiude è l'agricoltura. Vediamo il sud, dove lì abbiamo l'acqua razionata, lì non vediamo grandi colture estive. Quindi è automatico. Quindi finché noi vediamo che c'è possibilità che si irriga, vuol dire che non c'è competizione con l'urbano, se no prevale. Comunque,
già nelle nostre realtà, proprio nel concetto europeo, si sta andando verso queste culture che risparmiano acqua, ma l'acqua blu. Quindi quella che scorre sui ruscelli, che scorre sui fiumi, che abbiamo di bacini. Sicuramente dobbiamo pensare come, per sostituire l'acqua blu, a parte le culture, cercare di avere una maggiore disponibilità di acqua piovana, che ricordo, se i fiumi sono in secca non è perché c'è l'agricoltura, è perché c'è un cambiamento climatico e perché molto spesso a monte vengono pescati per idroelettrico, eccetera, eccetera, eccetera. Il fatto di perdere questi fiumi vuol dire perdere biodiversità, eccetera, eccetera, eccetera. Sicuramente più educazione, ma anche più conoscenza e informazione di cosa vogliono dire queste cose. La mia sensazione è che ci sia tutto proveniente, tutte queste, questo tipo di informazione che ricordo, Wageningen ha fatto uno studio metodologico comparando vari alimenti. Poi sono stati estrapolati determinati dati solo che possono essere interessanti perché creano una certa sensazione nella popolazione e finalizzati a un determinato obiettivo, cioè quello di ridurre il consumo di latte, ridurre il consumo di carne. Io posso anche essere d'accordo, ma deve essere chiaro che quello è l'obiettivo. Non è che si deve combattere il consumo di acqua, l'utilizzo dell'acqua attraverso questa, chiamiamo così, sensazionalità. Consumo di acqua, l'uso dell'acqua, il risparmio dell'acqua va, come si diceva, giustamente attraverso un'educazione, ma attraverso una visione sistemica del problema, non parziale. Il parziale ti porta fuori strada, crei un falso problema e non lo risolvi.